stazione mobile di polizia è presente dalle prime ore del mattino al centro dei giardinetti di Via Piave, dove resterà fissa per 12 ore al giorno nelle prossime settimane. Nel camper due agenti e tutta la strumentazione utile a raccogliere denunce e segnalazioni e coordinare gli interventi che si rendessero necessari. Sarà una specie di paletto di riferimento per tutti i servizi di pattugliamento che faremo in questo quartiere per dare quello che i nostri concittadini chiedono, serenità e una percezione di sicurezza più alta. Il significato è semplice, spiega il nuovo questore Vito Danilo Gagliardi. La presenza costante sul territorio che ci segnalano problematico con un ufficio mobile che opererà tutti i giorni della settimana, consentendo ai cittadini di avere un segnale di serenità e di attenzione. L'ufficio mobile sarà attivo in via sperimentale nei prossimi 6 mesi, rinnovabili per altri 6 in caso di successo. L'ufficio mobile non starà sempre qui, ci rimarrà il tempo necessario per capire e dare dei segnali. Fra una decina, 15 di giorni si sposteranno in altre zone di questa città dove il dirigente del commissariato avrà percepito la necessità di impostarlo e questo tipo di servizio si sposterà in un altro quartiere. E cosa le hanno detto queste persone? Hanno detto che hanno sentito che hanno trovato la Florina morta. Dove? Non lo so. Mi hanno detto solo questo. Piange disperata nella Fiorin, romena di 46 anni, racconta come delle vicine di casa l'abbiano avvicinata per dirle che la figlia Florina, 26 anni, scomparsa da 1 anno e 3 mesi da casa, sia stata ritrovata morta. Vicine che avrebbero appreso la notizia da voci del centro, racconta Nela, occhi sbarrati nel vuoto di un'anima di mamma senza pace. L'ho cresciuto con tanto difficoltà. Perché, Gesù, perché? Siamo a Cazzago di Pianiga, paese dove è stato raso tutto il suolo e non soltanto dalla tromba d'aria, ma anche dal cuore di ghiaccio di quanti stanno e tacciano per paura, dice sempre Nela, che lancia un primo appello. Vorrei prima morire di sapere. Non posso più. Mi sento come un muro davanti. Qualcuno, anche una lettera anonima, mandarmi a casa a dirmi qualcosa. Tra attesa e speranza è convinta la figlia sia ancora viva. Una parte di me mi dice che sta bene di qualche parte. Quindi l'ultimo accorato messaggio alle forze investigative accusate di inerzia. Non chiedo tanto, voglio sapere solo la verità. Solo sapere la verità, cosa è successo qui la benedetta sera. Il ponte lungo di Murano da oggi si chiama Ponte Lino Toffolo, il doveroso tributo dell'isola a uno dei suoi figli più illustri. Attore, cantautore e cabarettista di fama internazionale, Lino Toffolo era scomparso esattamente 1 anno fa. La proposta di intitolazione del ponte era stata avanzata a maggio 2016, a pochi giorni dalla scomparsa dell'artista, dai consiglieri comunali Paolo Pellegrini e Sara Wisman ed era poi stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 dicembre. A Venezia, osservano all'unisono da Cafarsetti, ci sono molte strade intitolate ai mestieri di un tempo, pochissime sono invece quelle dedicate alle persone. Ribattezzare questo ponte con il suo nome è il giusto riconoscimento a un uomo e a un artista che tanto ha amato la sua città, in particolare quest'isola. Un gesto di omaggio che anche in Consiglio Comunale ha subito trovato l'appoggio di tutti, indipendentemente dagli schieramenti politici. A 1 anno dalla scomparsa, il ricordo di Lino Toffolo è ancora vivissimo, non solo tra i parenti e gli amici, ma in tutta l'opinione pubblica. La sua venezianità, anzi la sua muranesità, che gli riconosciamo con affetto e gratitudine, resta a noi come preziosa eredità. Reindustrializzazione del sito di Gardigiano, erogazione della CGS e il supporto per i lavoratori disponibili su base volontaria al trasferimento. Questi gli argomenti al centro del tavolo che si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico insieme ai sindacati per decidere il futuro dei 100 dipendenti alla Ilnor. Discorse. È emersa nuovamente la volontà da parte dell'azienda di vendere la Ilnor e inoltre chiesta del sindacato della FIOM è stata posta al tavolo insomma la proposta di
non procedere più con i trasferimenti quasi, ma bensì di usufruire della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, che verrà appunto discussa lunedì al Ministero del Lavoro. È il secondo incontro che dà speranza ai lavoratori, da oltre un mese in presidio permanente all'interno dello stabilimento. Siamo molto soddisfatti, questa è una piccola parte della discussione che verrà, diciamo, completata o perlomeno delineata al prossimo incontro del Ministero del Lavoro lunedì 22 alle ore 16. I dipendenti non mollano e hanno intenzione di andare avanti per salvare il loro posto di lavoro. Continuare a lavorare per far sì che escano allo scoperto dei nuovi acquisitori e lavorare anche assieme alla Regione che si è fatta parte attiva della trattativa. Sono passate da poco le 11 quando il tram della linea T2 esce dal binario e invade il marciapiede all'angolo fra Piazza Barche e Via Colombo. Nessun pedone viene coinvolto ed è un miracolo. Nella zona arrivano in forza gli agenti della polizia locale a regolare il traffico in quel momento particolarmente sostenuto. C'è stato uno svio. In termini molto semplici è uscito dai binari praticamente, ma non determinato, questo non ha determinato nessun problema, era nel senso che non c'è stato nessun ferito, il tram andava piano nell'imbocco, c'è stata probabilmente una caduta del sistema che dobbiamo capire che cosa è successo. Dalle finestre dei palazzi con l'affaccio su Via Colombo la gente si sporge per vedere cos'è accaduto. Per strada la sola vista del tram fermo registra curiosità e rabbia. È sempre rotto questo tram, continuamente è rotto. Cosa bisogna dire? Il tram è una cosa fantastica, però sta roba qua, non so, bisogna che guardino bene che non succeda mai più. Magari mettevano due autobus in più, magari risolvevano tante cose. Il tram, bellissima cosa, utile, però per il cittadino il tram sarebbe più utile al posto, vedi tutto sto casino, portarsi all'ospedale, che per l'ospedale ci sono da prendere due autobus e a Marghera. Devi prenderne uno, venire a Mestre, cambiare tutto quanto, un disastro. Transennato il primo tratto di Via Colombo, da un lato i tecnici e gli operai di ACTV, dall'altro i cittadini. Sul grave incidente sarà fatto rapporto all'USTIF, l'unità che si occupa a livello nazionale dei trasporti a fune. Non è stato un errore umano? No, non c'è stato un errore umano da parte dell'autista, adesso si tratta di capire che cosa è successo da parte nostra.